Sicca all'edizione 2019 di SPS Parma presenta tutta una serie di soluzioni legate principalmente al mondo della robotica, al mondo della logistica, al mondo della factory automation, al mondo della process automation. Quindi soluzioni integrate, soluzioni che sono in grado di rispondere alle esigenze dell'industria 4.0. Se parliamo invece di componenti, per la prima volta a Parma viene presentato lo scanner di sicurezza outdoor, quindi uno scanner che è in grado di assolvere applicazioni di logistica anche al di fuori degli spazi coperti. Questa è una cosa che aprirà nuovi scenari e consentirà di ampliare ulteriormente quella che è l'area di applicazione di questi scanner di sicurezza, soprattutto legati al mondo della logistica, della GV e degli AGC. Sì che sta continuando un piano di investimento importante della quota parte di fatturato in R&D. Tipicamente sono stati sempre investiti una quota pari al 10%, negli ultimi anni questa quota è aumentata sensibilmente. Questo ci ha consentito di tirare fuori dal cilindro tutta una serie di nuovi prodotti, nuove soluzioni, e questo continuerà a essere uno dei trend per quanto ci riguarda anche nei prossimi anni, quindi investimenti pesanti in R&D per poter trovare delle soluzioni sempre altamente innovative, sempre più rispondenti al trend di digitalizzazione che riscontriamo nel mondo dell'automazione industriale. A livello di mercato vediamo molto positivo il mondo della logistica automation, quindi tutto quello che è legato al mondo della logistica è sicuramente in questo momento estremamente interessante, e il mondo della robotica collaborativa e non, perché chiaramente il mondo della robotica collaborativa è sulla bocca di tutti, ma anche la robotica tradizionale sta andando molto bene.